In questo nostro progetto abbiamo deciso di rappresentare a modo nostro quali sono i piatti rappresentativi della cucina che farà appunto Mattia e della panificazione e della pasticceria che eseguirò io. Abbiamo iniziato questo progetto personale dalla nostra passione, siamo partiti da zero e stiamo cercando di andare avanti nel migliore dei modi. In questo breve video di oggi vi mostreremo la nostra rappresentazione, come piace farla a noi, insomma, di una crostata con la farina di farro e la marmellata di lamponi. Gli ingredienti per la crostata di farro con confettura di lamponi sono farina di farro, burro, zucchero di canna, uovo, confettura di lamponi e zester di limone. Mettere la farina di farro in una ciotola, inserire l'uovo a temperatura ambiente e iniziare ad impastare i due ingredienti. Aggiungere metà del burro pesato a pezzetti ed iniziare a impastare in modo energico. Mettere il burro rimanente e continuare con l'impasto. Inserire metà dose dello zucchero di canna nella ciotola e lavorare l'impasto fino a che non si unirà alla frolla. Unire lo zucchero rimanente, lavorare brevemente ed ultimare l'impasto aggiungendo la scorza di limone. Se l'impasto dovesse risultare asciutto, si può aggiungere poco albume. Dovrà risultare un impasto liscio e compatto. Quando sarà pronto, lo avvolgiamo con della pellicola da cucina, appiattendolo leggermente. E lo mettiamo in frigo a riposare per circa 30 minuti. Stendere la carta forno sul ripiano di lavoro e spolverarla con la farina di farro. Appoggiarci sopra la frolla, infarinandola leggermente, e stenderla con un mattarello. Tagliare con la forma e la grandezza dello stampo e mettere l'impasto rimanente da parte. Spostare la base sul tappetino da cottura e rimettere attorno lo stampo aggiustando i bordi. Stendere la frolla rimasta e tagliare delle strisce che andranno poi a formare il bordo. Bucare la base della frolla ed infornarla per circa 10 minuti a 180 gradi nel ripiano medio del forno statico. Passati questi 10 minuti, aggiungerci la marmellata ed infornare nuovamente per circa 20-25 minuti a 180 gradi. A cottura ultimata andremo a togliere dal forno e impiattare e decorare la nostra crostata. Questa è la nostra fetta di torta finita. Questa è la nostra piccola rappresentazione, anche già impiattata, di questo dolce. Vi ringrazio di averci seguito. Dopo questo video seguirà l'articolo scritto da Giorgio e grazie per l'attenzione. La crostata è uno dei dolci più conosciuti sia in Italia che all'estero. Non ha un vero e proprio luogo di origine né una storia particolare, ma si dice che il suo antenato sia il dolce tipico della tradizione pasquale campana, ovvero la pastiera napoletana. Questo dolce, al contrario della crostata, ha origini storiche risalenti ai primi secoli d.C. Molte sono le leggende, ma ciò che sappiamo con certezza è che il suo posto si colloca nella cucina povera, soprattutto nel repertorio culinario dei contadini.
Essa è composta da una base di pasta frolla stesa a formare un contenitore nel quale troviamo il gustoso ripieno di gran cotto e ricotta. Infine, viene rinchiusa con un altro strato di pasta frolla e cotta nel forno. È palese quindi che la crostata prenda spunto da questo dolce tipico campano, poiché anch'essa è composta da un guscio di pasta frolla e viene farcita in moltissimi modi, tra cui confetture, creme e frutta fresca. Infine, non viene chiusa da un coperchio, ma decorata con strisce di frolla disposte a formare una rete. Citando alcune delle conoscenze di Ginio Massari, possiamo dire che la pasta frolla è una preparazione facile, ma non per questo banale. Ricordiamoci che più una ricetta è semplice, più necessita di attenzioni particolari. Non si possono commettere errori, ma soprattutto servono ingredienti di primissima qualità. Per una buona pasta frolla, quindi utilizzeremo del burro di alta qualità, in quanto è il gusto aromatico più presente nell'impasto. Possiamo poi aromatizzarla con semi di vaniglia e scorza grattugiata di agrumi. Inoltre, aggiungere un cucchiaio di miele nella frolla aiuta ad ottenere una colorazione dorata a fine cottura. Con il tempo, anche la cottura della crostata ha subito cambiamenti. In base alla farcitura, è possibile effettuare la cosiddetta cottura in bianco, ovvero cuocere il guscio senza ripieno con l'ausilio di un peso sopra, per evitare la formazione di bolle. Questa cottura si utilizza quando il ripieno non va cotto ulteriormente, come ad esempio per una crostata con crema pasticcera e frutta fresca. Nonostante non abbiano origine vera e propria, la crostata resta il dolce più conosciuto dalle nonne e dalle mamme di tutta Italia e rimane un'ottima opzione per una colazione gustosa e genuina, oppure per merenda, e perché no, come dessert dopo un'ottima cena.